Ben ritrovate e ben ritrovati. Ancora richieste d'aiuto da parte di donne che sono state operate per tumore al seno, che sono in corso di terapia con o il tamoxifene o inibitori dell'aromatasi e che lamentano dei disturbi tremendi, menopausali, in particolare vampate e insonnia grave, e alcune signore, come questa signora che è una mamma single, mi scrive, ha una bimba di 8 anni, ha anche, oltre all'insonnia tremenda e alle vampate, anche dei pruriti tremendi a livello genitale. Dice, dottoressa, cosa posso fare? Mi aiuti. Allora, innanzitutto do una buona notizia, e cioè che è già stato approvato negli Stati Uniti, è in corso di esame in Europa e ci aspettiamo venga approvato dall'Ente Europeo per i Farmaci, poi dall'AIFA, il fezolinetant, che è una sostanza che va ad agire sull'interruttore che regola praticamente la temperatura corporea e lo rimette tranquillo. Nel giro, a volte anche in una sola giornata, ma nel giro di pochi giorni. In particolare la dose di 45 mg, che è quella che probabilmente poi sarà quella approvata, ce n'è un'altra di 30, ha dimostrato di dare non solo un nettissimo miglioramento in oltre il 60% delle donne delle vampate, le riduce drasticamente, ma migliora anche nettamente la qualità del sonno. Quindi già poter dire che nel giro di qualche mese dovremmo avere una risposta risolutiva, sicura, del tutto innocua per le donne che hanno avuto un tumore alla mammella perché non è ormonale, questa è già una grande notizia. Nel frattempo potremo utilizzare che cosa? Innanzitutto gli estratti di poline e pistillo per ridurre le vampate, possiamo usare per il sonno amitriptilina se la signora non ha stitichezza, è uno psicofarmaco che in realtà ha come azione preponderante quella di essere un antinfiammatorio cerebrale e grazie a questa capacità ci dà un aiuto notevolissimo per il sonno, per esempio, ma anche per ridurre la tendenza alla depressione da neuroinfiammazione che aumenta quando le donne vanno in menopausa, perché la menopausa è per definizione un'infiammazione cronica di basso grado, questa è proprio la definizione internazionale. A livello genitale ci vuole proprio una visita ginecologica perché è possibile che il prurito notturno sia dovuto a un lichen sclerosus, che è una malattia autoimmune di cui trovate molto materiale, su cui trovate molto materiale anche nel sito della fondazione. State tranquille, curata bene, è una malattia curabilissima che ci consente di vivere serene. Quindi si tratta di avere la diagnosi e in tal caso con un po' di cortisone all'inizio e poi vitamina E e altre pomate che aiutano l'epitelio a riprendere il suo equilibrio. Ecco che anche diciamo, questo prurito fastidioso notturno può essere decisamente attenuato. Quindi le risposte ci sono, vanno però date poi su misura e da parte di medici competenti che abbiano coltivato, diciamo, nella loro esperienza clinica anche l'attenzione a questi disturbi apparentemente minori, ma che per una donna che è stata operata di tumore al seno possono diventare maggiori quando le rovinano tutte le notti. E giustamente la signora dice: poi devo anche pensare alla mia bimba e mi sveglio la mattina stanchissima. Quindi, signora, spero di averla rasserenata. Amitriptilina ne parli col suo medico curante, se non è stitica, se no l'unico effetto collaterale importante può aumentare un po' di stitichezza, ma in quel caso possiamo usare delle sostanze tipo il macrogol che rende le feci più morbide, sicuramente le truppe alleate, i probiotici sia per l'intestino ma anche per i genitali, Lactobacillus crispatus o altri lattobacilli ci aiutano a mantenere una microbiota vaginale molto più amico della salute della donna, quindi possiamo dare delle risposte che non sono allora signora pazienza, no, ci sono risposte che già danno un notevole sollievo. La medicina continua le ricerche e, come è successo per il fezolinetant, potrà darci risposte addirittura assolutamente efficaci e che quindi veramente danno una svolta in vite che sembravano invece così più inquietate da questi sintomi. Ripeto, che sembrano minori ma possono diventare veramente impegnative. Auguri per tutto, per lei e la sua bimba, e spero che queste informazioni le siano utili. Grazie.